Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per testare la nuova demo di PES, quindi PES 2020. E vi dico subito che non ho la più pallida idea di come sia questo gioco perché lo sto accendendo io per la prima volta con con questi video. Allora, intanto potete vedere, questa è la home page molto molto carina e iniziamo con, credo che sia questa la partita. Boh, benvenuto, che dici, con giocando una partita con la tua squadra? Sì, dai, facciamo partita in locale. Giochiamola in casa. Ha tante squadre, per essere una demo, giochiamola, boh. Che mi dite? Facciamo il Boca, dai, il Boca, così ce la giochiamo con, De Rossi. Allora, la divisa. Ah, allora, la trasferta ti dà la trasferta dell'anno scorso. E bene, bene, allora. Divisa fatta, stadio, stadio. No, Allianz Arena no, Allianz Park. Nessun Arena, Allianz Arena, Allianz Park. Quindi vabbè, facciamo Allianz Park. Orario notte, dai. Stagione. Nuvoloso con pioggia così è fresca. Erba corta, condizione del campo casuale. Via, avanti. Beh, tante tante opportunità, comunque possiamo dirlo. Allora, vediamo le impostazioni perché bello, medio ci sta, 5 minuti, dai, perfetto. Dai. Va bene tutto. Allora, dai, direi che cominciamo a giocarla, dai. Dai. Vediamo com'è questo gioco. Perché sto facendo la demo? Anche perché questo gioco sarà l'unico gioco dove potrete vedere la Juventus. È l'unico gioco, l'unico gioco perché la Juve avrà l'esclusiva. E attenzione, sembra che ci sia un'esclusiva anche per il Manchester e per il Barcellona. Quindi insomma, e Bayern Monaco. Beh, intanto la grafica mi sembra molto molto buona. Mamma mia, Tevez è uguale. Ma devo dire la verità, mi sta sorprendendo la grafica, eh. È anni che io non gioco a PES. Adesso vediamo però la grafica di gioco. Ok, iniziamo e vediamo. Dybala non è proprio il giorno migliore per usarlo. Pro Evolution Soccer, subito fallo. Allora, posso dire che rispetto a FIFA mi sembra che la telecamera sia molto, molto, molto più ampia. È quasi proprio una visione da stadio, eh. Mamma mia, calcio d'angolo, sì. Boh, devo dire, la grafica della partita con questa telecamera non mi fa impazzire. Poi sicuramente si potrà cambiare la telecamera e quindi magari cambia anche il modo di vedere. Attenzione, mamma che parata! Stava segnando Matuidi di testa. Però ripeto, grafica vera e propria mi sembra molto buona, mamma mia. E l'unica cosa mi lascia perplesso la telecamera, sono sincero. E giocabilità, sappiamo benissimo com'è la giocabilità di PES. Matuidi, Matuidi, che parata, gol! Siamo in vantaggio. Autogol di Izquierdos. Va bene così. Ecco, ci mette un po' a caricare il gol, sullo schermo. Che bello questo scambio, Alessandro Matuidi. Tra l'altro la nuova maglia fa un bel effetto, a livello di. Non so voi, ma a me fa un bellissimo effetto a livello grafico di gioco, parlando di gioco. Mamma che recupero palla di Marione Mandzukic. Marione Mandzukic, l'arietone! Mamma che parata, gol! E vediamo anche le esultanze quindi. E beh, l'esultanza direi che è fatta benissimo. Sembra un po' facile, mi sembra un po'. O abituato a FIFA. Cioè, è strano perché di solito quando cambi gioco subisci un po'. Invece qua ho trovato già due gol. E io vi svelo un segreto, sono stato giocatore di PES per anni, eh. Non è. Io ho giocato a PES
FIFA l'ho preso giusto gli ultimi anni, gli ultimi, ho preso FIFA 16 e poi FIFA, e FIFA 20 anche per, cioè FIFA 19 anche perché non è che compro il gioco di calcio ogni anno, questo lo posso dire. Però diciamo che questo gioco di PES mi incuriosisce. Certo è che mi sembra abbastanza facile, ma comunque, ripeto, a me la cosa che in questo momento lascia molto perplesso la telecamera. È la cosa che mi lascia, non mi fa godere appieno questa telecamera il gioco che vorrei io. È troppo da vedere la partita e non da giocare. Per come la vedo io però, a chi piace questo modo di vedere le partite, di giocare le partite, e quindi mi ricordo che c'erano amici a cui piaceva giocare con telecamera verticale nei vecchi FIFA. Intanto giallo per Pjanic. Pjanic che è uomo copertina per la Juve, di questo gioco. Dai, su. Bella la barriera. Ehi, fallo per loro. È solo il 24esimo, c'è tante interruzioni. Devo far girare un po' palla, sennò sto video dura 2 ore e mezza. Zarate in mezzo, non è male. Dov'è la palla? Anche questo non è bello, nel senso, palla che vedo i palloni a volte un po' troppo nel nulla, ma questo credo che sia un punto di vantaggio del gioco, cioè il realismo del gioco, quindi purtroppo ti porta anche a sbagliare, non è che tutti i passaggi devono essere perfetti. Ronaldo, bella questa azione. Ronaldo prova e gol! E gol di Ronaldo! E Falsiu è fighissimo! Qua il portiere male, sul suo palo. No, graficamente ragazzi è veramente una figata, Si può dire tutto a questa edizione di PES, che è la prima col nome eFootball tra l'altro, ma oggettivamente per quante cose possono non piacere, la grafica c'è come, Dybala, mamma mia ragazzi, ho sfiorato un golasso. Bella palla recuperata da Mandzukic, guarda Mandzukic, arriva Bentancur, Andrada. Tra l'altro, ripeto, a me sta piacendo sia l'effetto stadio che l'effetto anche grafico. Ripeto, l'unica cosa, e giuro, è l'unica in questo momento, che mi lascia veramente un po' perplesso è questa telecamera altissima. Questa è la palla piena, arbitro! Arbitro, era palla piena, ma cosa ammonisci? Cancelo che anche nella realtà protesta così, è veramente un giocatore che è uguale. Comunque è chiaro che poi questa essendo una demo ha molte cose in meno della realtà, però bisognerà vedere un po' poi le varie funzionalità che ha, quante leghe hai, se c'è la Master League, come sarà la Master League, come saranno insomma tutte le opportunità che ti dà questo gioco insomma. Ma quello lo si vedrà purtroppo per tutti solo quando il gioco sarà uscito e per chi ovviamente lo acquisterà. Ronaldo, cross nel nulla. Ho trovato l'arbitro che ha dato 5 minuti nel primo tempo, incredibile, finisce primo tempo. Siamo 3-0, c'è un dominio, stiamo usando la difficoltà media anche solo per provarlo. Iniziamo subito il secondo tempo senza star troppo a pensarci, dai, così. Ecco, un'altra cosa, mi sembra che i pressing o sono bravo io a pressare o vanno abbastanza facilmente a segno. Mamma mia, questa è una buona occasione. Dybala, no!
Azzarola momenti. Ma tra l'altro l'Allianz Park dove sarà? Dov'è l'Allianz Park? Boh. Cioè, sto giocando in uno stadio che non so dove si trovi. Penso che sia. Sarà in Austria, boh, che ne so, in Francia. Park. Devo cercare. No, ma è palla! Arbitro! È giallo anche per Bonucci. Praticamente ho tutti i giocatori ammoniti in mezzo squadra. Sì, chiaramente se lo acquisterò non giocherò con difficoltà media perché sono praticamente sempre in area quando voglio. Cioè, se gioco per far male lo faccio tranquillamente. Questa non mi piace sta occasione. Buffon in calcio d'angolo, tiro di Pavon. Vediamo gli angoli anche qua. E vedete, molto ampia. Ripeto, è l'unica cosa che in questo momento mi sta un po' frenando. Ma credo che ci sia modo di cambiare visione di telecamera. Almeno spero, Anzi, sono sicuro che ci sarà, perché insomma sarebbe un po' improponibile. Ecco, sto guardando, il difetto di questa maglia è che... attenzione, intanto Matuidi, doppietta! Bello questo gol in pallonetto. No, primo gol di Matuidi, è già vero, il primo era autogol. Ecco, stavo dicendo, il fastidio che dà questa maglia, che all'inizio ti dà un bel impatto, si vede bene, sta benissimo a livello di gioco, ma dopo un po' che giochi si confonde con la maglia scura degli avversari. Difetto che avevo già notato nella realtà quando si gioca una partita col Manchester, che è col Tottenham, scusate, col Tottenham. Quella giocata lì in Indonesia, a Singapore, in Singapore. Quella partita lì ho notato questa cosa, che con le maglie scure, mentre sei immerso nel gioco, questa cosa appare. Attenzione, Mandzukic! E fermatelo, il guerriero, ragazzi. Non so se rimane, boh. Il mercato va avanti, però... Qua il portiere, però cosa ha fatto il portiere non lo so, ubriaco. Vabbè, comunque gol con questa difficoltà è oggettivamente molto facile, però per provarlo sarà credo l'ultima volta che giocherò questa difficoltà, aumenterò sicuramente, perché sto trovando una facilità nel tiro di tutto. Arbitro, ma era palla, arbitro. E allora fischiamo tutto. E ammonisce anche Ronaldo, dai. Bah, quest'arbitro. Allora, vi facevo una confessione. Che io giocavo prima una volta giocavo spesso a PES. Poi ho preso FIFA l'ultima edizione, anche perché c'era Ronaldo, lo confesso, ma avevo già preso FIFA con FIFA 16. Però ecco, vi volevo dire, e questo ve lo dico senza particolari, che non prenderò FIFA, a meno che non verrà regalato quasi a un certo punto, ma perché semplicemente non compro tutti gli anni un gioco di calcio solitamente. E se, vi dico la verità, non ci fosse stata la Juve a PES, probabilmente non avrei preso neanche... Cioè, non avrei neanche pensato di prendere PES. Però c'è la Juve e francamente questo mi gasa, ecco. FIFA non c'è. Boh, staremo a vedere, insomma. Comunque penso proprio, ripeto, che... A parte che spero che questa guerra che si stanno facendo con le licenze porterà ad un abbassamento dei prezzi globale, perché non se ne può più. Cioè, abbassate sti prezzi. Una volta con 20.000 lire prendevi 40 giochi, cavolo. Cioè, abbassa i prezzi. Ma che fallo è? Ma dai! Non male che è quasi finita la partita. Dov'è fallo qua? Lo vede solo l'arbitro. Dai!
No! Bravo! Finisce qui! Beh, bella partita. Allora, adesso posso fare un giudizio sommario per quanto riguarda la demo. Grafica molto molto bella. Giocabilità molto molto buona. Grafica della partita nettamente superiore FIFA, questo lo posso dire. Telecamera che non mi convince più di tanto, ma che se si può cambiare può diventare un punto a favore, perché la grafica rispetto agli altri anni, anche la grafica partita è migliorata tantissimo. FIFA era superiore in questo ambito, adesso probabilmente ne è ancora superiore, ma non così tanto come il passato. Bene ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento coi prossimi video. Per me questo gioco è un gran bel sì. Ciao!